Avete finito la modalità storia di Modern Warfare 3? Sicuramente sì, perché durava pochissimo. Comunque, eccovi, 9 dettagli nascosti che probabilmente non avete notato. Nella missione del flashback dello stadio, mentre state guidando per raggiungere il punto dell'esplosione, succede questo. Non avete notato niente? Ok, vi aiuto io. Nell'ambulanza alla vostra destra si trova Makarov. Potevano catturarlo ma non l'hanno visto. Per fortuna però dopo ci sono riusciti comunque, quindi non è stato niente di grave. E a proposito di questo, nella parte della missione in cui dovete scortare fuori dallo stadio Makarov dopo averlo catturato, quello che il gioco vi dice di fare è spingerlo per farlo camminare avanti a voi. Ma ecco che cosa succede se invece decidete di camminargli davanti per troppo tempo. Don't take your eyes off Makarov. Bring Makarov, remember. You won't make it up. I'm here! Send! Listen! Sempre nella stessa missione, nei panni di Soap, è possibile fare questo alla mascotte morta a terra. Però forse è meglio prima fermare i terroristi. Nella prima missione del gioco, chiamata Operazione 627, dovete attaccare un gulag per liberare un prigioniero. Se avete giocato però Modern Warfare 2, quello originale, sapete che il prigioniero 627 era il capitano Price. Quindi è stato un bel colpo di scena scoprire che in questo gioco in realtà il prigioniero 627 era Makarov. Nella missione della nave c'è una stanza che contiene il pupazzetto di un cane, che è uguale a Riley, il cane che è presente in Call of Duty Ghost. Non è però l'unico riferimento al cane, perché nella missione del cavallo di Troia, dove dovete pedinare un hacker che lavora per Makarov, ci sono varie azioni che potete fare per mimetizzarvi nella folla, tra le quali accarezzare un cane. Se decidete di accarezzarlo, vi dirà come si chiama. Il gioco, no il cane, ovviamente. She's tied a shirt, likely checking if she's being followed. Good doggy. Yeah, she's cautious. She's in over her head with Makarov. Mark's moving, keep on her. Per questo dettaglio ho bisogno di una mano. Perché nella missione dove dovete prendere d'assalto un palazzo per catturare il braccio destro di Makarov, ci sono vari graffiti, tra cui questo, che tradotto dal russo dovrebbe significare 50.000 persone vivono qui, ma adesso è una città fantasma, che è ovviamente un riferimento alla Modern Warfare originale. Look at this place. 50.000 people used to live in the city. Now it's a ghost town. Never seen anything like it. Quindi, se qualcuno può confermare, confermatemelo nei commenti. Nella missione Tundra Ghiacciata, la Task Force 414 tende un'imboscata agli uomini di Makarov da sotto il lago ghiacciato. Vari nemici ne sono intrappolati nei loro veicoli e se aspettate abbastanza negheranno da soli. Se però ci tenete ad occuparvene personalmente, sappiate che questo nemico in particolare ha un'animazione unica, per qualche motivo. No Makarov! Actual love to let him through, but we gotta get him out now. Cap, we got a problem. Nella missione della diga di Dam, se perdete troppo tempo, Soap dirà questo. Break's over, LT. Let's go. Che è riferimento alla stessa frase usata nell'originale Modern Warfare 2. Break's over, Roach. Let's go. Quindi ragazzi, questo è tutto. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace. Lasciate un commento così l'algoritmo di YouTube ci aiuta a far girare il video. Una cosa qualsiasi, quello che volete. E poi valutate se vale la pena iscrivervi.